Taddeo, ci mancava solo questo, porca troia. Non ti è bastato rovinare la vita, eh? Pure sto scherzo lo dovevi fare. Se sapevo che andava a finire così, guarda, col cazzo che lavoravo per te questi ultimi 5 anni, per 2 spicci. Per fa che poi? Per pagarmi il subaffitto dentro a stato paia. Se penso che abbiamo fatto un lockdown quello del 2020 tutte e due insieme qua, non lo so come ho fatto a resistere. Fossi stata un'amica, una tromba amica, ancora meglio. Invece no, eri una serpe, eri. E mi hai sempre trattato come pezzente. C'è una cosa qua. Questa te l'aspettavi da me, eh? Lo so che stai a pensare, che tu sei abituato a pensare che gira tutto intorno a te, ma questa non l'ho comprata per te. Perché ho pensato che con tutto lo schifo che sta succedendo nel mondo negli ultimi anni, è meglio essere prudenti. Anzi, a pensarci bene, fammi essere prudente. No. E mi perdo un'occasione d'oro, guarda. Perché per la prima volta in vita mia, da quando te conosco, te posso dire in faccia tutto quello che penso di te e di quelli come te. E quando mi ricapita più? Soprattutto negli ultimi anni che ero costretto a abbassare la testa ogni volta che te incrociamo. Io guarda, se c'è una cosa che mi fa uscire fuori del cervello, è tutto il tempo che ho perso per i cazzi tua. Che con tutto quello che è successo, a saperlo mi sarei goduto un po' di più la vita mia. E no, fatela godere a te, che oltretutto stavi pure sempre incazzata. Ma perché stavi sempre incazzata? Con tutti i soldi che te guadagnavi alle spalle mie e di tutti gli stronzi come me, ne è valsa la pena? E guarda come è andata a finire. Ma che cazzo è? Guarda che via Crucis è qua fuori. Oh, c'è sta uno che pare Giretti. Sta dall'altra parte della strada che chiede aiuto a squarciagola, tutto sporco di sangue. Agile, è inutile che preghi, io ci posso fa un cazzo, scusami. Che faccio, l'aiuto a sto coraggio? Ma a me Giretti mi è sempre stato sul cazzo. Sul cazzo, non è vero. Io non lo so se ti rendi conto del casino che sta a fare là fuori, eh. Cioè, pieno così di poracci morti ammazzati, non so se rendo l'idea. Sembra tutta una grossa presa per il culo, guarda. De punto in bianco se siamo ritrovati in una pandemia in mezzo alle palle, così. Poi dopo due anni, che la situazione sembrava ritornata un minimo sotto controllo, scoppia una guerra. Una guerra! Ti rendi conto? Pare fatta apposta. Eh no! Ma che vi siete messi d'accordo? Qua tutto a posto. Che palle, mo che è successo? Ah beh, volevo dire, con tutto quello che ho pagato delle bollette fino a mese fa, ci mancava solo che mi staccasse la luce. Che casino che state a fare, un vestate proprio a regola. Quel sorso. E poi a pensarci bene, la lista sarebbe molto più lunga. La pandemia, il lockdown, il secondo lockdown, il terzo lockdown, la guerra, l'elettricità, il gas, la benzina alle stelle. De siccità si è parlato. Te rendi conto? De siccità! E che cazzo? Ci manca, non lo so, la tempesta dei cavalletti e abbiamo finito. Ma sarebbe meglio tornare al 2019, eh? Che non dico che stavamo una crema, però manco che la merda fino a qua. Invece no, pare di no. Perché mo ci mancavate solo voi. Mi sa che erano meglio le cavallette, guarda. Invece di ste facce da cazzo.